Diciamo che è una cosa un po' nuova per noi che non siamo abituati a venire a vedere gli spettacoli teatrali, però è stato interessante. Lo spettacolo è stato molto bello e loro sono stati bravi. E, insomma, è stato piacevole. Si vede che sono proprio ballerini che esprimono ciò che provano anche sentendo la musica e niente, sono stati veramente bravi anche a livello di interpretazione. Un po' lento, bello, forse significativo anche perché ci ha fatto vedere il Brasile non come lo immaginiamo noi, ma proprio il vero Brasile, ecco, diciamo. Però è un pochino troppo lento e monotono, secondo me. Questo è il primo viaggio del progetto Artemis incontra culture altre. Allora, dal 2005 è nato questo progetto all'estero, quindi siamo andati in Brasile. Il mio primo viaggio, ed è un po' corrisponde alla prima parte dello spettacolo, è stato in un convento di suore a São Bernardo e con tutta la compagnia, con tutto il gruppo, quindi tutti i danzatori, siamo stati a Rio de Janeiro al primo centro coreografico di Rio. E quindi con tutte queste esperienze abbiamo raccolto tutto il materiale e siamo tornati in Italia e abbiamo lavorato su tutto quello che avevamo raccolto ed è nato questo spettacolo. Per noi è molto emozionante perché viviamo questi paesi non solamente da turisti ma anche più da vicino, siamo a contatto più stretto con le persone, tipo con gli studenti o con altri ballerini, così, e questo è molto interessante per noi. Ma in realtà no, perché poi è il paese che ti ispira, che ti dà delle suggestioni che noi cerchiamo di riportare nel palco. Questa fin da piccola, cioè da piccola però non pensavo di fare la ballerina, mia mamma mi ha portato alla scuola di danza e da lì ho iniziato. È un po', forse non è abituato, non lo so, un po' freddo l'abbiamo trovato, un po' addormentato, però magari appunto è mancanza d'abitudine a certi linguaggi forse. È eccezionale la possibilità di vedere di persona le cose delle quali poi parlerà in scena, no? Per cui capire veramente che cosa significa dire Brasile, quali sono i suoi colori, le sue che cosa significa il Brasile, poterlo vedere in prima persona sulla pelle, stando a contatto con le persone e niente, poi cercare, come ha detto la mia collega, di riportare tutto questo sulla scena. Ma tardi, come per molti uomini, a circa 12 anni, e poi è continuata, è diventata un morbo dal quale non riesco più a staccarmi. È meraviglioso, perché scopri tante cose del paese dove vai, le metabolizzi in movimento, molto interessante.
è nata un po' perché vabbè, avevo tipo 4 anni e mia mamma mi ha portato in una scuola di danza e da lì è iniziato tutto. Beh, siamo relativamente soddisfatti, dunque, nel senso, lo spettacolo è di altissimo livello, come avete potuto vedere. Naturalmente non siamo dispiaciuti che i giovani ancora una volta insomma abbiano difficoltà a seguire questo tipo di danza così particolare, così impegnata, però complessivamente naturalmente questa è una compagnia di altissimo livello professionale e ci ha regalato una serata ritengo indimenticabile.